Più volte in questo festival abbiamo sentito il richiamo al gesto di misericordia, non le parole ma gesti di misericordia. Nella storia della Chiesa, quali sono stati i gesti di misericordia che più sono entrati appunto nella storia? Credo che noi dobbiamo stare molto attenti, perché il tema della misericordia è un tema scivoloso, è facilissimo banalizzarlo e ridurlo semplicemente a un dolcificante per fare delle cose che si devono fare. E soprattutto in una cultura come la nostra, con una cultura della disintermediazione e della visibilità pubblica, il gesto di misericordia è quello che nessuno vede, delle mamme verso i loro figli, dei figli verso i loro papà, i gesti che rendono possibile la nostra convivenza umana. C'è un racconto della Genesi che racconta le città dove accade il contrario della misericordia, la città inospitale per eccellenza, Sodoma. E la città non viene distrutta perché Abramo dice: almeno se c'è un giusto che non finisca così, e poi alla fine il giusto ce ne va. Qualche volta siamo l'impressione che se il nostro mondo non crolla, perché ci sono seminati nei posti più invisibili queste cose che nessuno vede, che non fanno i papi, non fanno i presidenti, non fanno i capi delle comunità di fede, ma li fanno le persone comuni, e sono quelle che forse Dio guarda di più. Ed è forse per questo che ha scelto di farsi accompagnare in questa lezione magistrale dal Teatro di Camelot, uno spettacolo gioioso e commovente al tempo stesso. Il Teatro di Camelot sono dei nostri amici con i quali abbiamo fatto varie cose insieme all'Expo in questi anni. Sono degli attori professionisti, dei disabili professionisti, i quali fanno vedere come il problema della misericordia non sia quello di placare la coscienza di chi fa una volta ogni 10 anni qualche cosa di buono e poi si sente perfino giusto, ma quello di ridare a questa che è una povertà, di dare al povero la sua soggettività, la sua espressività, la sua capacità di comunicare quelle che sono le cose profonde della condizione umana, che molto spesso chi vive una condizione di difficoltà sente di più ed esprime di più. Grazie. A lei.